Questi li appoggiare, non ci sono cose per appoggiare questi. No, pure per il lato. Apritevi e due così passano. Ma vedi che tu passavo la nobile. Quindi non so. Ha stato fastidio qua? Come lì? Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria Madre
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente quelle che sono nostre della tua morte. Nel quinto mistero doloroso che contempla Gesù, porta la propria nuova in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Non si può
fate? Salutiamo Vergine, colomba tutta pura, nessuna creatura è bella come te. Prega per noi Maria, prega per i figli tuoi, madre che tu lo vuoi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo vissuto oggi pomeriggio una addolorata, attualizzata, il pianto, lo strazio di un padre, di una madre, davanti alla giovane figlia, alla salma della giovane figlia. Celebriamo questa messa qui, in questo luogo simbolo del nostro paese, al Calvario, luogo che è un incrocio di strade. Abbiamo voluto portare qui questa sera Maria, Vergine addolorata, in questo giorno a lei dedicato, perché da qui si snodano tutte le vie del nostro paese. Dalla croce si snoda la strada, dalla croce si devono snodare tutte le scelte della nostra vita, avendo come stile l'amore di Cristo, avendo come stile lo Stabat, Iuxtan Crucem di Maria, lo stare sotto la croce, con quella fede, con quella dignità, di un Dio che si fa fragile,
un Dio che si fa indifeso, un Dio che non si difende, come dice la teologia cristiana, come dice la Sacra Scrittura. Al massimo siamo noi che diciamo a Dio: difendici, o Dio. Dio non ha bisogno di essere difeso, anzi Dio ha scelto di essere l'indifeso. C'è una preghiera bellissima che dice: com'è difficile il mio Dio fragile. E oggi, tra ieri e oggi, noi tra l'esaltazione della croce e l'addolorata, ma poi in tutto il mistero di Dio, dal Santo Natale, noi celebriamo un Dio che per amore si fa fragile, un Dio che per amore si fa indifeso, per venire in nostra difesa dagli assalti del male. Allora, qui vogliamo riunirci come comunità, e fare Eucarestia. In questa Santa Messa in cui affidiamo Anna, Nicolina, Donato, vogliamo affidare tutta la nostra comunità, vogliamo affidare tutto il nostro paese, vogliamo affidare le famiglie, le persone sole, gli anziani, i piccoli, coloro che si sentono indifesi, coloro che si sentono crocifissi ogni giorno e che non hanno nessuno che li piange, o quelle persone che piangono nella solitudine. A volte quanto è strano, in un paese dove tutti sanno tutto di tutti, tante persone invece poi sono sole nel proprio dolore. Vivono la solitudine della sofferenza e questo non va bene. Soprattutto se in un paese c'è una comunità che prima di tutto si dice cristiana. La fede viene prima di tutte le appartenenze calcistiche, politiche, partitiche, di tutte. La fede cristiana viene prima di tutto, noi siamo cristiani. Allora vogliamo chiedere perdono qui, dinanzi al Calvario, dinanzi all'amore di Cristo, dinanzi all'amore della mamma. Vogliamo chiedere perdono per tutte quelle volte che siamo stati cristiani di facciata, per tutte quelle volte che abbiamo lasciato gli altri nell'indifferenza, nella solitudine, per quelle volte che abbiamo lasciato gli altri crepare sotto le loro croci, però lo sapevamo, per quelle volte che abbiamo parlato delle croci degli altri col pettegolezzo, il chiacchiericcio, che sono il tarlo che corrode una comunità. Maria invece sta davanti, ecco, come una donna, come una madre, come una cristiana. Così. E lì sotto la croce riceve i figli e diventa madre di ciascuno di noi. Allora facciamo tutti il nostro esame di coscienza e facciamo un esame di coscienza comunitario che parte da un esame di coscienza individuale per chiedere perdono tutti quanti insieme. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo.
O Padre che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce hai voluto presente sua madre, a lui unita nel dolore, fa che la tua Chiesa, resa con lei partecipe della passione di Cristo, giunga alla gloria della resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e che per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Grazie a Dio. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Salvami, Signore, per la tua misericordia. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dei miei persecutori. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Addolorata in pianto, la madre sta presso la croce da cui pende il figlio. Immersa in angoscia mortale, geme nell'intimo del cuore trafitto da spada. Quanto grande è il dolore della benedetta fra le donne, madre dell'unigenito. Piange la madre pietosa, contemplando le piaghe del divino suo figlio. Chi può trattenersi dal pianto davanti alla madre di Cristo in tanto tormento? Chi non può provare dolore davanti alla madre che porta la morte del figlio? Per i peccati del suo popolo, ella vede Gesù nei tormenti del duro supplizio. Per noi, ella vede morire il dolce suo figlio, solo, nell'ultima ora. O madre, sorgente di amore, fa che io viva il tuo martirio, fa che io pianga le tue lacrime, fa che arda il mio cuore nell'amare il Cristo Dio per essergli gradito. Ti prego, Madre Santa, siano impresse nel mio cuore le piaghe del tuo figlio. Uniscimi al tuo dolore per il figlio tuo divino che per me ha voluto patire. Con te lascia che io pianga il Cristo crocifisso finché avrò vita. Restarti sempre vicino, piangendo sotto la croce, questo desidero. O Vergine Santa tra le Vergini, non respingere la mia preghiera e accogli il mio pianto di figlio. Fammi portare la morte di Cristo, partecipare ai suoi patimenti, adorare le sue piaghe sante. Ferisci il mio cuore con le tue ferite, stringimi alla sua croce, inebriami del suo sangue. Nel suo ritorno glorioso, rimani, o madre, al mio fianco, salvami dall'eterno abbandono. O Cristo, nell'ora del mio passaggio, fa che, per mano a tua madre, io giunga alla meta gloriosa.
quando la morte dissolve il mio corpo, aprimi, Signore, le porte del cielo, accoglimi nel tuo regno di gloria. Alleluia, 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 alleluia. Beata la Vergine Maria, perché senza morire meritò, sotto la croce del Signore, la palma del martirio. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, la celebrazione dell'Addolorata, come abbiamo detto più volte, senza la croce di Gesù non ha senso. E questo ci rimanda a quello che molte volte ripete Papa Francesco, che non esiste un cristianesimo senza la croce. In un tempo in cui la croce ce l'hanno tutti, e quando parlo di croce parlo la croce dentro casa, la croce al collo, la croce sugli orecchini, la croce sulle collane, la croce tatuata. Chi non ha una croce? Ma la croce oggi purtroppo è diventata un ornamento. Ma già la parola ornamento dice che è diventato un contorno. Direbbe Don Tonino Bello che la croce è diventata non la logica delle nostre scelte di vita. Addirittura noi alla croce diamo spesso significati sbagliati. C'è una sofferenza, c'è una morte, c'è un dramma, c'è una tragedia. Questa è la tua croce. Quando noi sappiamo che Gesù non prende la croce perché pervaso da istinti di suicidio, non è un masochista Gesù, ma Gesù abbraccia la croce per dare la vita. La croce diventa la misura dell'amore. È come direbbe Sant'Agostino: l'amore, la misura dell'amore è amare senza misura. Allora la croce, più che un ornamento, deve diventare il criterio attraverso cui misurare la nostra vita cristiana, le relazioni tra di noi. Certo, è difficile parlare di croce. Lo dicevo oggi al funerale. Parlare di croce davanti alla sofferenza è difficile da dire, perché è difficile anche solo sussurrare. Possiamo usare tutte le parole, cioè Paolo dice: io predico Cristo e questi crocifisso. E in effetti Paolo però specifica, dice: quando io predico Cristo mi accorgo che la predicazione, la parola della croce è stoltezza
per i pagani, scandalo per i giudei. Perché stoltezza per i pagani? Perché quale persona sensata penserebbe che per amare deve dare la propria vita? Quale persona, pensiamo ai tempi di Paolo, dove la croce non era certamente un trono? Noi oggi la croce la facciamo bella, gemmata, con tutte le cose belle, pietre preziose, ma morire in croce ai tempi di Cristo era una morte ignobile, era una morte da farabutto. Cristo, pensate la differenza, Paolo nel momento in cui deve essere ucciso, è una riflessione che l'altro giorno leggevo, Paolo che si appella al suo essere cittadino romano, a differenza di Pietro che viene condannato allo stesso martirio di Cristo tramite la croce, ma non si sente degno di morire in croce e chiede di essere crocifisso a testa in giù. Paolo invece in una punta, non si capisce se di orgoglio o di estrema umiltà, Paolo si appella alla sua cittadinanza romana che faceva sì che non morisse in croce o non morisse lapidato, ma morisse per decapitazione, perché la morte in croce era una vergogna. Morire in croce era una morte da, cioè i criminali peggiori e stranieri erano uccisi in croce, i cittadini romani no. Ai cittadini romani veniva dato il privilegio di non avere il supplizio della croce. Allora noi molte volte diamo l'errata spiegazione della croce. Mi colpiva anche un'altra riflessione. Uno diceva, scriveva, che anche nella croce stesso, in un certo senso, quella del Cireneo ci piace un po' di più, perché è una croce presa volontariamente, o meglio, scusate, è una croce imposta. Quindi anche lì, tutto sommato, uno che viene trovato in mezzo alla strada, viene preso, dice devi portare la croce. Invece la croce di Cristo è proprio una croce abbracciata, cioè lui proprio la sceglie. Lui davanti al processo non dice una parola, non si difende. Eppure quando Pilato lo interroga, sarebbe bastata una parola di Gesù. Forse chi ha buona memoria sa che c'è un momento della Quaresima, verso quasi la Settimana Santa, in cui si legge un brano lunghissimo, Susanna. Chi se lo ricorda l'episodio di Susanna dell'Antico Testamento? Tu te lo riguardi, maestro? Susanna, non è Susanna o Susanna la cantante, no. Allora, il brano di Susanna è paradossale perché Susanna viene messa a morte perché tre anziani del popolo che la volevano violentare, non potendola avere, si inventano che aveva commesso adulterio. Il Signore fa sorgere, se non mi sbaglio, Daniele fa sorgere, che mentre sta per essere, era stata appena condannata alla lapidazione Susanna, Daniele dice interroghiamoli separatamente, sotto quale albero hai visto Susanna fare peccato?
e tutte e tre dicono un albero diverso, si fregano con le loro stesse parole. Quei tre vengono condannati a morte perché? Perché Susanna si è difesa, perché la legge prevedeva questo: se tu ti difendi e dimostri di essere innocente, la pena che dovevi ricevere tu viene commutata ai tuoi accusatori. Gesù invece nel processo non apre bocca, solo in un momento apre bocca, davanti al sommo sacerdote: se ho detto qualcosa di sbagliato, perché mi percuoti? Quando viene schiaffeggiato, Gesù non apre bocca, non si difende. Gesù sta zitto. Tu sei re? Tu lo dici. Ma lo sai che io ho potere di metterti a morte e di darti la vita? Tu non avresti questo potere se qualcun altro non te l'avesse dato, che può significare tante cose: può significare Dio, come a volte spieghiamo male noi, ma può significare semplicemente: caro Ponzio Pilato, tu non avresti questo potere se l'imperatore romano non ti avesse fatto procuratore di qua. Il tuo potere è un potere delegato, come lo vogliamo intendere. Allora c'è una frase centrale che noi dovremmo stampare, ecco, come un sigillo nel nostro cuore, dice il Cantico dei Cantici: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Ed è bello che quando diciamo questa frase, Dio ha tanto amato questo mondo, questo, non altri, con le sue contraddizioni, con le sue imperfezioni, con i suoi limiti, questo mondo che a volte sembra al contrario. Dio ha amato questo mondo, non altri, perché noi a volte sembra che cerchiamo il migliore dei mondi possibili e viviamo su Marte a volte. No, noi viviamo a Fagiano. Dio ha tanto amato questo mondo, questo. E oggi questa parola mi serve per anche ricordare, oggi sono 30 anni dal martirio, dall'uccisione del beato Pino Puglisi. Don Pino Puglisi va a Brancaccio, dove prima di lui aveva fallito un sacerdote bravo, bravo, che però pensava di essere in America Latina. Lo dicono i mafiosi stessi, i fratelli Graviano, dicono: Uparrino di prima si pensava di stare in America Latina, dove si vivono abbiamo ascoltato ieri sera Don Mimino le disuguaglianze del Guatemala. Non è che qui non ce l'abbiamo, per carità, però qui è un altro contesto. Allora Don Pino Puglisi va a Brancaccio, lui che è di Brancaccio, e inizia, non fa niente di eroico. Dio ha tanto amato questo mondo, lui ama quel mondo, si cala nella sua realtà dove era cresciuto. E questo ci deve aiutare, noi che siamo gemellati con Betlemme, ma che a volte ci dimentichiamo che cosa significa la logica dell'incarnazione. Il cristiano questo se lo dovrebbe ricordare: la logica dell'incarnazione significa che io devo servire questa realtà qui ed ora, questa, e devo amare questa realtà, devo vivere il mio essere cristiano qui, mi devo incarnare qui, devo vivere la fede qui. È bello che se tu vai a Betlemme, nel luogo in cui è nato Cristo, c'è scritto: hic verbum caro factum est,
qui il Verbo si è fatto carne, hic natus est, qui è nato. E quando vedi quel qui ti batte il cuore, quel qui deve diventare la nostra Fagiano. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, e Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo. Noi che siamo molto bravi a condannare, a lamentarci, ma tu che cosa sei disposto a fare? Don Puglisi aveva una frase che ripeteva spesso: se ognuno di noi fa qualcosa, allora possiamo fare molto. Come sarebbe bello che questo diventasse il motto. Perché ho scelto Don Puglisi? Perché Don Puglisi si chiama Giuseppe. Vorrei valorizzare le persone che portano il nome del nostro santo patrono, Don Pino Puglisi. Se ognuno di noi fa qualcosa, allora possiamo fare molto. Lui non è che è andato a sfidare i mafiosi, non è che non avesse paura, no, lui ha detto: qui seguono il padrino, no, devono seguire il Padre Nostro. E allora fonda il centro Padre Nostro. L'obiettivo suo è dare un futuro ai ragazzi. Dice: con i grandi è difficile farlo, se vogliono cogliere l'opportunità la porta è aperta. Cominciamo dai bambini, cominciamo dai giovani, cominciamo dai ragazzi. Allora lui toglie manovalanza alla mafia, lui sceglie di educare, sceglie l'educazione. Ecco perché la parrocchia ha scelto lo stile dell'oratorio: educare, senza condannare. E qui su questo noi dovremmo lavorare molto. Allora, perché io mi sono? Perché altrimenti l'addolorata, senza la parola di ieri, non aveva senso. E Maria sta sotto la croce. Maria sta sotto la croce del Figlio e sta sotto la croce di tutti i figli. E in questo tempo noi sappiamo che viviamo tante situazioni problematiche, dove Maria si prende cura di tutti i figli, senza distinzioni. E in questo io chiedo davvero che prevalga lo spirito cristiano su ogni cosa, su ogni cosa. Ricordiamoci di essere cristiani. Quello che abbiamo davanti è un anno importante per la nostra comunità civile, di cui la Chiesa fa anche parte. Dobbiamo avere il coraggio, non è che non significa fare politica. Dire che a Fagiano si vota non è peccato. Ognuno è chiamato a esprimere, ognuno è chiamato a decidere se darsi da fare. Se spende, se ognuno di noi fa qualcosa, allora possiamo fare molto. Però in tutto questo noi dobbiamo ricordarci che siamo cristiani. Allora noi come cristiani non possiamo, perché lo dice la dottrina della Chiesa, non c'è nessun partito, nessuno che rappresenta la dottrina cristiana, nessuno, perché chi lo becca dall'altro poi sgarra dall'altro, e chi lo becca dall'altra parte sgarra dall'altra parte. Siccome una sintesi non esiste, noi cristiani siamo chiamati a fare la nostra parte, avendo in mano il Vangelo, il Vangelo. E avendo il coraggio di dire che anche quando le logiche di partito, anche le logiche dei fan club vanno contro il Vangelo, avere il coraggio di dirlo, avere il coraggio di avere un cervello capace di ragionare, dove anche se nella pluralità, lo stare sotto le croci, tutti siamo capaci, mica solo
I cristiani stanno sotto la croce, tutti stanno devono stare sotto le croci delle persone. Ma stare non stare alla maniera del pettegolezzo, alla maniera del serve per prendere voti, no. Stare alla maniera di Cristo. Io, sindaco, lo sa, quando abbiamo fatto l'incontro con tutta l'amministrazione, maggioranza e opposizione, per farci gli auguri di Natale, è stato un momento bello di unità. Io, il sindaco si ricorda che cosa ho detto, io come parroco non ho nessuna campagna elettorale davanti, non ho dei voti da prendere, non ho delle scadenze elettorali, non devo stare simpatico a nessuno, quindi posso fare, io ho la fortuna, a differenza vostra, di tutti, di poter fare anche delle scelte impopolari e non vi invidio su questa cosa, perché ciò che muove deve essere sempre il bene, il bene. Maria come una mamma sta lì sotto i figli. Allora l'impegno, e concludo, che ci prendiamo tutti è quello di darci da fare. Quello Stabat di Maria non è uno stare così inerme, ma è uno stare con una dignità, è uno stare con un cuore di mamma, con un cuore capace di generare l'amore che genera amore, con un amore capace di perdonare, capace di ascoltare, capace di dialogare, un amore che si lascia ferire dalle sofferenze della quotidianità. Abbiamo ascoltato nella prima lettura che è una riflessione su Cristo, sul sacerdozio di Cristo, dove si dice che imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Imparò l'obbedienza dalle cose che patì. La sofferenza è una scuola. Ci lasciamo ferire dalle sofferenze della nostra comunità o non ce ne frega niente? O non ce ne frega niente? Ci sta a cuore ogni singola persona o ce ne freghiamo? L'importante è che sto bene io, l'importante è che vinco io. Allora ci aiuti Maria. E voglio consegnare a tutti questa preghiera di Don Tonino Bello. Questi giorni stiamo vedendo tante scene di sofferenza, scene che forse sembrano non toccarci, però ragazzi che muoiono, guardate questi giorni, ma mi rivolgo, guardate, se c'è una cosa che io non augurerei mai a nessuno, mai, è la perdita di un figlio, mai. E non vi direi mai, neanche qui con tante mamme che stanno presenti, non vi direi mai, provate un attimo a pensare che cosa sarebbe, non l'augurereste a nessuno. Questi giorni, guardate, accendi il telegiornale e vedi lo strazio di tante mamme, quella mamma sulla bara del figlio a Napoli ucciso per una fesseria, oppure tutti questi incidenti. Sti ragazzi a 4-5 la volta, ragazzi di 18-20 anni, con una vita davanti. Eh sì, ma stava correndo. È troppo facile. Davanti al dolore non si augura a nessuno. Ma se fosse stato prudente. Non si ha, veramente. Il dolore di tante mamme, avete visto il terremoto. Alcune mamme che non potranno manco piangere i loro figli. In Libia, quell'alluvione, 20.000 morti. Non si capisce manco quanti, tutti assiepati là perché stanno nei lager, là in quelle zone. E noi facciamo accordi con quei governi là per tenerli là. Poi passano ondate e se li porta tutti perché non hanno niente. Quante mamme che piangono. Anzi, non li possono manco piangere i loro figli. Allora
Maria addolorata che sta sotto la croce ci insegna che non esistono confini, che esistono orizzonti. Santa Maria, donna di frontiera, grazie per la tua collocazione accanto alla croce di Gesù. Issata fuori dall'abitato, quella croce sintetizza le periferie della storia ed è il simbolo di tutte le marginalità della terra, ma è anche luogo di frontiera dove il futuro si introduce nel presente allagandolo di speranza. È di questa speranza che abbiamo bisogno. Mettiti perciò al nostro fianco. Noi oggi stiamo vivendo l'epoca della transizione. Scorgiamo le pietre terminali delle nostre secolari civiltà. Addensati sugli incroci. Ci sentiamo protagonisti di un drammatico trapasso epocale. Addensati sugli incroci, ci sentiamo protagonisti di un drammatico trapasso epocale, quasi da un'era geologica all'altra. Ammassati sul discrimine da cui ci divaricano le culture, siamo incerti se scavalcare i paletti catastali che hanno protetto finora le nostre identità. Le cose nuove con cui ci obbligano a fare i conti le turbe dei poveri, gli oppressi, i rifugiati, gli uomini di colore e tutti coloro che mettono a soqquadro le nostre antiche regole del gioco, anche in chiesa, ci fanno paura. Per difenderci dai marocchini e albanesi, ingrossiamo i cordoni di sicurezza. Le frontiere, insomma, nonostante il gran parlare sulle nostre panoramiche multirazziali, siamo più tentati a chiuderle che ad aprirle. Perciò abbiamo bisogno di te, perché la speranza abbia il sopravvento e non abbia a collassarci un tragico shock da futuro. Santa Maria, donna di frontiera, c'è un appellativo dolcissimo con cui l'antica tradizione cristiana, esprimendo questo tuo stare sugli estremi confini della terra, ti invoca come porta del cielo. Ebbene, nell'ora della morte, come hai fatto con Gesù, fermati accanto alla nostra solitudine, sorveglia le nostre agonie, non muoverti dal nostro fianco. Sull'ultima linea che separa l'esilio dalla patria, tendici la mano, perché se sul limitare decisivo della nostra salvezza ci sarai tu, passeremo la frontiera, anche senza passaporto. Adesso facciamo l'offertorio. Ricordo che tutte le offerte che saranno raccolte questa sera durante la messa e durante la processione serviranno per sovvenzionare le spese per quello che abbiamo realizzato per l'addolorata. Qual madre benedetta.
di bellezza ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra. Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore ci va delle mani in questo sacrificio. Allora gloria al suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa. Accetta Dio misericordioso, all'ode del tuo nome, la preghiera e le offerte della Chiesa, nella devota memoria della Beata Vergine Maria, che nella tua bontà hai dato a noi come madre dolcissima, mentre stava presso la croce di Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella memoria della Beata Vergine Maria Addolorata. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli, nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo. Ricordati di Anna, Nicolina e Donato, che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il Beato Pino Puglisi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. La bellezza dell'essere cristiani, che nonostante le differenze, tutti siamo fratelli e sorelle, perché figli di un unico Padre, fratelli e sorelle in Cristo per mezzo dello Spirito. Allora preghiamo, ma soprattutto viviamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la croce, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che ti toglie il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma ricordate la parola che Dio ha salvato. Thank you.
tanto parlare con te di quel figlio che amavi. Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi. Quando hai visto che tu non saresti più stata tua, e questo figlio che non aspettavi non era per te. Piangeri, madre, quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi. L'uomo che muore ti prego così. Ricordo velocemente soltanto che domenica mattina ci sarà alle 10:30 la benedizione degli zaini di tutti i bambini dalla scuola dell'infanzia fino ai grandi. Non c'è ancora la messa del fanciullo, inizia il 24, la domenica dopo, però domenica alle 10:30 fatele stare in chiesa che benediciamo tutti gli zainetti. Poi da lunedì inizieranno le iscrizioni al catechismo
però stanno arrivando tutti i messaggi, le cose e tutto, e da lunedì in sagrestia inizieranno le iscrizioni al pellegrinaggio, partenza il 2 novembre sera e ritorno il 3 sera a Loreto e Lanciano. Quindi andiamo alla casa di Maria e al miracolo eucaristico, celebreremo la messa proprio a Loreto. Quindi per stare a tutte e due devi partire il 2 sera alle 11 in modo da arrivare la mattina a Loreto, quindi da lunedì chi desidera le iscrizioni in sagrestia. Poi domenica darò gli avvisi per Padre Pio. Non so, ci sono posti ancora per caso per Padre Pio? Se qualcuno vuole andare a Padre Pio, ci sono ancora posti, può rivolgersi a Pinuccia Tavolaro. Invece qui il 22 sera, per chi resta qui alle 8, Tommaso animerà il rosario alla statua di San Pio, e poi il 23 sabato faremo il rosario, la messa, e poi andremo in fiaccolata verso la statua di Padre Pio, dove celebreremo il transito. Io il 22 non ci sarò perché andrò a Nardò, se ricordate quel giorno della cresima, quell'educatore, il mio educatore del seminario che c'era, che è parente del fotografo San Pietro, era il mio educatore, Don Salvatore Casole, fa 25 anni di messa, quindi tutti noi alunni suoi andremo alla cattedrale di Nardò, dove ci sarà la solenne celebrazione, quindi il 22 mancherò per la gioia di tutti. Sto scherzando, no? Difficile staccarsi da casa. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della redenzione eterna, fa che nella memoria della Beata Vergine Maria, partecipe della passione del Figlio, portiamo a compimento a favore della Chiesa ciò che manca in noi dei patimenti di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Adesso darò la benedizione su tutta la comunità alla fine della messa, poi la ridarò alla fine della processione. Come ho detto nell'omelia, ecco, un appello all'unità. È un appello a ricordarci che siamo cristiani, a ricordarci che siamo una famiglia. Certo, in una famiglia esistono le differenze, chi la pensa diversamente, chi è, però alla fine deve prevalere il senso di famiglia. E come ci ricordava Don Puglisi, se tutti insieme facciamo qualcosa, insieme possiamo fare tanto. A me, come disse il primo giorno, quando disse sarai solo, no, saremo 3.400. Quindi a me proprio il sogno è che tutti, senza distinzione, ci riconoscessimo in un'unica grande famiglia che prende a cuore sullo stile di Giuseppe, sullo stile di Maria, sullo stile di Gesù, prende a cuore questa nostra bellissima e amata terra di Fagiano. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa dell'addolorata, la festa dell'addolorata Beata Vergine Maria, concede il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ciascuno di noi sia strumento dell'amore di Cristo. Nel nome di Gesù e Maria, andate in pace. Viva Maria! Viva Maria! E viva Maria! E viva Fagiano! Adesso tempo di prepararci e si snoderà la processione. Chi sa il tragitto si mette avanti.
Grazie.
Thank you.